Ciao ragazzi, sono Sette e bentornati all'analisi della quinta stagione di Vikings. Questo sarà un episodio speciale che comprenderà sia la quinta che la sesta puntata. Vi chiedo scusa se in queste 2 settimane non sono stato presente su YouTube, ma purtroppo a causa di eventi riguardanti Natale, festività varie, robe da studiare, insomma, ero veramente messo molto male. Anche in questo in generale, in questo periodo sarò molto molto impegnato con esami all'università e quant'altro, quindi raramente riuscirò a fare video, ma proverò costantemente a uploadare contenuti all'interno del tubo per la gioia di voi. Dato che dovrò esaminare 2 episodi, direi di procedere non per scene che avvengono, ma per archi narrativi, così almeno comprendiamo tutte quante le scene di tale arco narrativo di 2 episodi all'interno di una singola sezione, così per fare un tutto più ordinato. Partiamo dall'Inghilterra con il buon Ivar che, come sospettavo, ha avuto una genialata d'idea, poiché nel quinto episodio lo vediamo attaccare i sassoni che spadroneggiano per York, contenti che sono riusciti finalmente a liberarsi dei pagani. In realtà i pagani sono nascosti, come qualcuno giustamente mi diceva, nelle fogne. E questi cari vichinghi appunto salgono dalle fogne e attaccano di sorpresa per le strade Reethelwulf e i suoi soldati. I sassoni non possono fare assolutamente niente, poiché le porte della città vengono sbarrate, non possono scappare, vengono colpiti di sorpresa. Ethelwulf si mostra come un grande guerriero, molto più grande di quello che era nelle altre stagioni. Ethelwulf è sempre stato un guerriero abbastanza tosto, ma non pensavo così tosto, perché inizia a prendere la spadata a destra e a manca i vichinghi vari. È molto molto forte. Inoltre Bizerk delle strade si destreggia per la prima volta che lo vedo così destreggiarsi in battaglia, decimando pagani a destra e a manca. Il re Æthelwulf e il Bishop Aemond a un certo punto si dividono per concentrare meglio la difesa, e questa è assolutamente una cavolata. Infatti, il Bishop Aemond prende con sé una quantità considerevole di forze per portarle a combattere contro Ivar, che in realtà ha teso una trappola a Aemond e ai suoi uomini, e li costringe a combattere all'interno di un cerchio formato da scudi di pagani. E il Bishop Aemond non sa cosa fare, inizia a dare battaglia urlando fanaticamente cose riguardanti al fatto che loro sono gli eletti da Dio e devono uccidere i pagani e quant'altro, e alla fine rimane ovviamente da solo. Tuttavia, quando arriva il momento di ucciderlo, Ivar ferma tutti perché non vuole che il Bishop Aemond muoia così, poiché lui è un grande guerriero, e chiede di dare a lui il suo cavallo per combattere meglio. Questa cosa mi ha fatto pensare non poco e penso di capire dove lo show vuole andare a parare nel rapporto Ivar-Aemond, ma ve lo spiegherò dopo. Nel frattempo Bizerk conduce la battaglia all'interno delle strade e lo vediamo per un istante breve scontrarsi con Æthelwulf. Tuttavia, Æthelwulf deve soccorrere Alfred, che sta per essere sottomesso da un vichingo gigante armato di martello che sta decimando i sassoni come se fossero praticamente briciole di carta, e riesce a infilzarlo salvando Alfred. Il reggente della Northumbria chiede a Æthelwulf di andarsene, poiché lui è il re e non può morire in quella battaglia. E allora Æthelwulf, insieme ad Alfred e all'altro figlio, che non mi ricordo in realtà come si chiama, scappa via e riesce a fuggire. Tuttavia, il reggente della Northumbria rimane indietro e ingaggia un duello con Bizerk. Sembra che sta per vincere sul povero Bizerk, ma alla fine il vichingo con il martello si rialza nell'ultimo spasmo di azione e lo colpisce con una martellata devastante alla testa, spaccandole. La Bizerk si mette a ridere come un forsennato. Vorrei dire che Alfred non si sta rivelando il personaggio che pensavo che diventasse. Sì, è solo un ragazzo. Però, come dire, dovrebbe essere lui in teoria quello che dovrebbe conquistare l'Inghilterra dal giogo dei vichinghi e andare contro Ivar the Boneless. E fino adesso è rimasto solamente al fianco del padre, dando a volte buoni consigli, ma venendo massacrato in qualunque battaglia. E diciamo, ed è colpa sua in verità che il reggente della Northumbria muore, perché Æthelwulf deve ritirarsi appunto per impedire che il ragazzo muoia. Quindi, da questo punto di vista, Alfred non è ancora ben sviluppato come vorrei, ma ha un'altra visione all'interno della chiesa una volta che fa la comunione, dove giace suo nonno Ecgberht. E forse questa visione, che potrebbe essere di suo nonno Ecgberht, gli darà qualche consiglio per attaccare i pagani. E sono molto curioso di capire cosa i sassoni faranno. La vittoria di Ivar sui sassoni è totale e il Bishop Aemond viene fatto prigioniero dei vichinghi. Quando Bizerk gli chiede che cosa ne vogliono fare, allora Ivar gli dice che potrebbero crocifiggerlo oppure potrebbero darlo sul suggerimento di Bizerk per un grande riscatto. Ma alla fine Ivar decide di portarselo con sé, di riportarlo nel nord, poiché ha dei piani per lui che all'inizio non riuscivo a capire.
Vi è un dialogo molto interessante, molto bello, tra il Bishop Hammond e Ivar, che ricalca sulle domande su che cos'è il male, poiché il Bishop Hammond dice di combattere contro il male nel nome di Dio, e quando Ivar gli chiede che cosa sia il male, dato che è consapevole del fatto che anche Hammond stronca vite per compiere la volontà di Dio, come dice lui, Hammond gli risponde che è la volontà di Dio e il suo disegno è imperturbabile e lui agisce nel giusto. E cominciano a fare discorsi sul male e sulla giustizia che sono molto profondi, mi ricordano un po' i dialoghi tra Ragnar e Athelstan, e credo che avete già capito dove voglio andare a parare nel rapporto tra questi due. Ivar, una volta sconfitti i Sassoni, lascia un piccolo contingente a Yorke e ritorna appunto nel nord per combattere contro la Geralta, l'assassina di sua madre, per vendicarsi, e porta appunto con sé il Bishop Hammond, che comincia a pregare come un forsennato sulla barca perché lo salvino, perché lo sacralizza come un martire, poi per tutte queste cose qui, insomma, comunque si porta il Bishop a casa sua. Detto ciò, nell'episodio 6 vediamo Ivar approssimarsi alle coste del Re Harald in Norvegia e vediamo Re Harald con la Ginastid che accoglie a braccia aperte Ivar, poiché è ben consapevole che Ivar è il comandante del grande esercito pagano e che le sue forze sono considerevoli e se volesse attaccare Kattegat avrebbe bisogno di tutte quelle forze, quindi lo accoglie a braccia aperte. Principalmente il loro patto consiste nel fatto che Ivar otterrà la sua vendetta e sarà eletto re di Kattegat, ma una volta che il suo trono sarà finito, Re Harald potrà riottenerlo in qualunque modo. Ivar sottintende il fatto che Vitserken non tenterà di ottenere a sua volta il trono, ma credo che questo sia più che altro, come spiega successivamente, un trattato di parole, non di fatti, in quanto io vedo che il tradimento di uno o dell'altro sia anche, diciamo, dietro l'angolo. Anche il tradimento di Vitserke verso Ivar potrebbe essere molto, una cosa molto, molto reale. Ma non credo che Vitserke sia abbastanza sviluppata per permettersi un tale tradimento, almeno a parere mio, eh. Una cosa che mi ha sorpreso è il fatto che Astrid in realtà sia ancora leale verso la Geralta, in quanto dopo aver capito che Ivar e Harald attaccheranno Kattegat due lune successivamente alla loro conversazione, chiede a un cacciatore di balene di consegnare un messaggio alla Geralta sull'imminente attacco, promettendogli che rimarrà tutta la vita ricco da non dover più essere un cacciatore di balene. Il cacciatore accetta, però gli chiede anche di fare sesso con lei, perché chi non vorrebbe trombarsi la regina? E allora vi è una scena in una capanna in cui i due hanno un rapporto intimo e successivamente il cacciatore porta con sé tutti i suoi uomini della famiglia, poiché chi non vorrebbe fare sesso con la regina, e quindi Astrid è costretta a cuccarsi tutti quanti gli uomini della barca. Credo che questo sia il sigillo della realtà, poiché se sei disposta a essere stuprata da tutti quegli uomini, credo che tu sia veramente leale alla persona che tenti di difendere quando vieni minacciata di, diciamo, essere sabotata. La Geralta che a Kattegat ha il suo bel da fare tra Floki e Argareth, poiché nel quinto episodio Floki è tornato a Kattegat e dopo una riunione con la Geralta gli chiede di concedergli il permesso di reclutare gente per la sua colonia in Islanda, in quanto nella Terra degli Dei potrebbero fondare una piccola colonia per vivere in armonia con gli dei. La Geralta si rifiuta ampiamente, poiché il Floki con la sua parlantina potrebbe convincere i guerrieri più forti di Kattegat, e al momento le servono i guerrieri più forti di Kattegat se vuole difendere la città. Floki, come al solito, ridacchia e non farà assolutamente quello che gli viene detto. Floki, che inizia ad avere delle sedute segrete con gli uomini e le donne di Kattegat che sono disposti ad ascoltarli, in cui prospetta una terra fantastica, fertile, dove possono vivere in serenità con il mondo e con gli dei. Un discorso non dissimile da quello che Ragnar aveva fatto nella prima stagione per andare in Inghilterra. E questa cosa, diciamo che vuole essere un easter egg di Ragnar nel discorso di Floki. E molta gente è disposta a andare con lui, però ovviamente tra di loro c'è un traditore. Un traditore che riferisce ovviamente alla Geralta che Floki sta radunando una piccola flotta per andare in Islanda e ovviamente la buona donna decide di attaccare Floki uccidendo alcune persone con gli archi e chiedendo a Floki perché non avesse rispettato il suo ordine. Floki allora dice di non curarsi più della sua vita, che non gli interessa veramente più e che se vuole ucciderlo di farlo con un colpo di ascia ha deciso per non farlo soffrire. La Geralta però decide di non ucciderlo e di lasciarlo andare.
Questa bontà di Lagertha, questa diciamo concessione che fa a chiunque praticamente, anche a Margaret, perché Margaret veramente vorrei veramente che Margaret venisse uccisa e stuprata in modo selvaggio, perché è veramente una sgualdrina. Lei non, se vi lo state chiedendo, no, lei non ama Ub, lei salta da un cala all'altro in base all'opportunità, è un'arrampicatrice sociale e vorrebbe essere lei praticamente la regina di Kattegat, da quello che ho capito. Cioè veramente lo odio Margaret come personaggio. Ma dicevo, la bontà di Lagertha è un fatto che non va sottovalutato, poiché questa sua eccessiva accondiscendenza verso gli eventi negativi che le si prospettano, credo che possa essere qualcosa di molto molto negativo se volesse difendere, anche se Bjorn tornasse, se volesse difendere Kattegat, sarebbe davvero molto molto complicato. Loki allora parte e arriva in effetti in Islanda, ma la gente che l'ha seguito si pente quasi subito di essere venuta con lui, in quanto il suolo non è fertile, anche se in teoria dovrebbe esserlo a causa della cenere vulcanica, ma immagino che sia fosse un territorio molto aspro all'inizio. Loki dice che loro odieranno all'inizio quel luogo e lo malediranno, ma poi vivranno in pace. Non capisco cosa Loki voglia dire, ma credo sicuramente che abbia un piano tutto suo, e sappiamo come Loki è un pazzo geniale, quindi aspetteremo di vedere che cosa ha in mente il buon costruttore di barche. E passando a Bjorn, nel quinto episodio vediamo che insieme a Alfhad, Sindri, che è al governatore della città della Sicilia, cavalca il mare di sabbia con un cammello. E finalmente vediamo Bjorn solcare il mare di sabbia con questo turbante nero che se ne sta lì sulla sua cavalcatura, proprio così, che si guarda in giro come cazzo che bel posto. E appunto arriva a un oasi, se vogliamo, del Emiro Allah, a cui il governatore ovviamente si inchina. Tuttavia Bjorn tradisce il governatore in quanto gli dice che lui pensava che fosse nemico dell'imperatore del Sacro Romano Impero, cosa assolutamente falsa, ma Bjorn appunto non sa stare in quel mondo e quindi ingenuamente gli dice questa cosa qui. E infatti l'emiro guarda il governatore con malocchio ed è già segnato il suo destino. Bjorn e Halfdan che si concedono i piaceri che l'emiro concede loro, tra cibo, bevande e soprattutto donne. Vi è questa scena molto, diciamo, mistica, se vogliamo, in cui diciamo, la donna, la suora, che in realtà si vede tutt'altro che una suora che va a letto con l'emiro, e Bjorn, che, a cui viene data una bellissima donna araba con cui giacere, e il povero Halfdan, questa cosa mi ha lasciato veramente, cioè, sono sentito male per lui, gli viene data una donna che in realtà non è una donna. Infatti quando, cioè, Aldad si piega la mano per andare a controllare, diciamo, gli apparati genitali femminili, si scopre che non sono femminili ma maschili e rimane con questa espressione. Quando la mattina dopo Bjorn gli chiede come sia andata, fa una serie di facce veramente fantastiche quando Aldad gli dice che in realtà era una donna ma non era una donna, e quando gli chiede se gli sia piaciuto Aldad dice che è meglio lasciare perdere. Tuttavia si scopre come l'emiro abbia fatto giustiziare il governatore per quella presunta mancanza di rispetto, e scopriamo che la donna suora in realtà è una spia, e Sindri, che è molto molto estremamente preoccupato per la loro sorte, gli dice immediatamente di tornare a Venai perché devono levarsi da lì, perché potrebbero in effetti essere nei guai fino al collo. Via, è già troppo tardi, infatti le guardie dell'emiro catturano Halfdan, Sindrik e Bjorn e li mettono in ginocchio. E gli stanno con le sciabole sul collo e stanno per decapitarli quando Sindrik dice a Bjorn di guadagnare un altro po' di secondi, poiché sta per arrivare una tempesta di sabbia e nella tempesta potrebbero avere l'occasione di fuggire. Vi è un attimo in cui la donna suora ordina alle guardie di decapitarli, Alfa dice che è troppo tardi, e abbiamo un stacco improvviso nel quinto episodio e non sappiamo qual è il destino di Aldan e Bjorn e Sindrik nel sesto episodio, quindi c'ho quest'ansia che è ancora adesso, che dovrò aspettare appunto nel settimo episodio, quest'ansia che mi tiene qui sul collo, che cacchio è successo. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, vi chiedo ancora scusa se in questo periodo non riesco a essere molto presente su YouTube, ma come vi ho detto, tra esami e festività varie non sono potuto essere presente all'interno di YouTube. Spero di poter uploadare i video con costanza, anche se in questo periodo appunto di gennaio lo vedrò molto difficile, ma tenterò sempre di uploadarli. Per il momento da 7 è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzi!